Come state vivendo da atleti questa emergenza e quali provvedimenti avete preso nei confronti della squadra? Sicuramente da atleti stare fermi così tanto tempo è la sofferenza, no? Non che viviamo in campo regolarmente ogni settimana, doversi fermare è comunque una cosa sempre complessa e difficile da gestire. Senza un bel dubbio, però, in questo momento, data l'emergenza e la complessità della situazione, non si può fare altrimenti. Come società, abbiamo preso dei provvedimenti rigidi e forti fin da subito, e di questo non posso che ringraziare tutto il mio consiglio direttivo, dal responsabile sanitario e tutto il resto dei membri della società che fin da subito, dal primo caso di Codogno, abbiamo realizzato un consiglio straordinario dove abbiamo preso la drastica decisione di interrompere ogni tipo di attività, da allenamenti alle partite, proprio per prevenire e tamponare questa emergenza che da lì a breve ha dimostrato quali sono stati poi i risultati. Quello che mi rammarica è che quando feci la prima telefonata agli alti vertici della federazione per esprimere, insomma, la nostra preoccupazione in merito, la risposta che ricevetti non fu positiva, no? Nel senso che comunque mi risposero: ma non preoccuparti, tanti primi casi, il primo caso è a Lodi. Fortunatamente poi il giorno successivo a questa cosa, dalla tecnica della federazione ha deciso di sospendere le attività, rinviando la nostra gara di campionato della seconda squadra. Che ne dici rispetto alle complessità e alla criticità per gli effetti della distrofia, insomma, in questo delicato momento? Ma senza ombra di dubbio, per chi è affetto da patologie, nel caso specifico patologie neuromuscolari come quelle che riguardano, insomma, la gran parte di atleti del nostro movimento, è un momento molto particolare, molto difficile da gestire. Bisogna avere accortezze particolari nella gestione quotidiana di ogni tipo di attività. Sicuramente è un momento dove non si può sottovalutare nulla, ma sono fiducioso, insomma, che anche questo passerà. Qual è l'invito che vuoi fare a chi ci sta ascoltando? Ma l'invito in questi giorni si è sentito molto hashtag restate a casa, andrà tutto bene. Io voglio invitare la cittadinanza a seguire il più possibile le restrizioni imposte dagli amministratori, perché uscire in questo momento non si mette in pericolo solo se stessi, ma anche il resto della comunità. Pertanto è un obbligo morale e civile quello di rispettare le regole, le leggi, e state a casa perché è l'unico modo che abbiamo tutti per uscire al più presto e riprendere la nostra vita normalmente.